Buongiorno a tutti. Se noi ci domandassimo qual è la bandiera del Veneto, qual è la bandiera che tradizionalmente rappresenta le genti venete? Non è una domanda così semplice, un po' come quella che posero a Sant'Agostino. Vi ricordate? Ma Sant'Agostino, che cos'è il tempo? Ma diceva Sant'Agostino, se nessuno me lo domanda, saprei rispondere. Se comincio a pensarci sopra, diventa un po' un problema. Ecco, anche la bandiera veneta, no? Cosa diremmo? Ma la bandiera veneta è la bandiera di Venezia. La bandiera veneta è il leone. Tutto vero, per carità. Però, se notiamo, vediamo che di bandiere venete o di bandiere veneziane ce ne sono tante, di tipologie diverse. Tanto per dire, a volte si vedono bandiere blu e non rosse. In genere la vediamo rossa, la bandiera veneziana, sfondo rosso e leone dorato. A volte la si vede blu. Perché? Beh, perché effettivamente originariamente sembra che la bandiera veneziana fosse blu a rappresentare il mare. D'altronde Venezia nasce come, ecco, come ducato bizantino marittimo. E poi piano piano nel corso del tempo il blu, non sappiamo esattamente quando, è diventato rosso e sono diventati rossi i vessilli delle galere da guerra veneziane. Rosso forse a rappresentare il sangue. Rosso forse perché il rosso era un colore che contrastava maggiormente con il blu del mare. Rosso forse perché ricordava i colori della marina romana e poi bizantina, visto che Venezia nasce come ducato bizantino. Per cui di colori ce ne sono diversi, ma non solo, anche i leoni cambiano. Noi diciamo, ma il simbolo di Venezia è il leone. Certo, ovviamente, ma quale leone? A ben guardare ci sono molte tipologie diverse di leoni. Alcuni studiosi ne hanno individuato addirittura 30 di format. Abbiamo il leone accovacciato, abbiamo il leone andante visto di profilo, abbiamo il leone in moleca visto frontalmente, abbiamo il leone rampante, ma abbiamo leoni più aggressivi, leoni più docili, più sorridenti, abbiamo leoni con una criniera molto folta, abbiamo leoni praticamente senza criniera. E così via. Cosa tiene in mano un leone? A volte, raramente tiene una croce, a volte tiene una spada, a volte tiene un libro, a volte il libro aperto, a volte il libro chiuso. Insomma, c'è tutta una ridda di possibilità che contribuiscono a formare la bandiera veneta. Non è che ce ne sia una autentica, per il semplice fatto che a Venezia, come in tutti gli altri stati precedenti la rivoluzione francese, quindi gli stati d'antico regime, non ci fu mai una definizione univoca di bandiera. C'erano certo degli elementi essenziali. Il Vaticano è rappresentato con due chiavi, i re francesi con i gigli, d'accordo, e così via, e i visconti con il biscione, gli scaligeri con la scala. Però al di là di questi elementi essenziali, poi c'erano tutta una serie di altri elementi, per così dire contingenti, che potevano variare a seconda delle circostanze, in modo da rendere più significativo possibile quel simbolo a seconda del tempo e del luogo in cui quel simbolo doveva essere mostrato e sbandierato. Ecco, non c'è una bandiera autentica, quindi, di Venezia, ce ne sono una serie, però ce n'è una che è più bella delle altre e che ci è stata tramandata, che è questa bandiera qui che vedete sullo sfondo. Si chiama bandiera contarina e è conservata al Museo Correr di Venezia. Da questa slide non si percepiscono bene le proporzioni, però è piuttosto grande, sono circa 6 metri e mezzo di larghezza e circa 3 metri, qualcosina di più, di altezza. Era un gonfalone personale da nave, cioè una bandiera che sventolava sulle navi. Gonfalone pensato e come dire, progettato proprio da Domenico II Contarini, doge di Venezia, da cui bandiera Contarini, il suo simbolo personale in quanto doge. Domenico II Contarini, che non era uno fra i tanti dogi, perché apparteneva alla famiglia Contarini, una delle famiglie più prestigiose e illustri nella storia di Venezia. Pensate
apparteneva alla crème della crème del patriziato veneto, perché faceva parte addirittura di quelle famose 12 famiglie apostoliche che furono alla base della fondazione di Venezia, e ancora nel VII secolo. Venezia nasce, il primo doge era del 697. Famiglia Contarini che diede a Venezia ben 8 doge. Pensate che Venezia ha una storia straordinaria perché sopravvive per 1100 anni, dal 697 fino al 1797, quando venne affossata da Napoleone. Ecco, in 1100 anni di storia, senza soluzione di continuità, si succedettero 120 dogi, ben 8 di questi 120 dogi provenivano dalla famiglia dei Contarini, che detiene il record da questo punto di vista. Poi ci sono i Mocenigo, che diedero a Venezia 7 dogi, e poi via via tutte le altre famiglie. Ciò che colpisce maggiormente di questa bandiera Contarini, che ripeto è la più bella bandiera veneta di cui disponiamo oggigiorno, è l'incredibile concentrazione di simboli, sia civili che religiosi, a testimoniare proprio questa armonica composizione della società veneziana, molto compatta, molto coesa, molto organica. Ma entriamo un pochino in medias res, proviamo a vedere meglio ciascuno di questi particolari di cui la bandiera contarina è veicolo e portatrice. Allora, vediamo innanzitutto il colore. Qui vediamo la bandiera contarina in tutta la sua estensione, in una sua riproposizione moderna. Il disegnatore è Murru. Ciò che colpisce innanzitutto sono i colori. I colori sono la porpora e l'oro, no? Che risaltano più di tutti gli altri. Non sono colori casuali perché rimandano alla dimensione della regalità. L'oro, evidentemente materiale prezioso legato alla figura del re, della corona, ma non solo, legato alla figura dei re magi che portarono oro, incenso e mirra. E la porpora. La porpora rimanda, se volete, al manto di porpora di Cristo, da un lato, ma anche, per esempio, alla porpora degli imperatori bizantini. I figli degli imperatori bizantini erano chiamati porfirogeniti, cioè nati nella porpora, nati in un ambiente purpureo. Perché? Perché la porpora era il colore ufficiale della famiglia e della compagine imperiale bizantina. Per cui questi colori molto forti, accesi, rosso e oro, rimandano alla dimensione regale. Ma questa dimensione regale è conferita a chi? Perché se c'è una dimensione regale deve esserci un re, deve esserci una maestà in qualche modo. Uno si aspetterebbe che fosse conferita o rappresentasse l'autorità politica costituita, e cioè il doge, in questo caso Domenico II Contarini, tanto che questo era il vessillo personale di Domenico II Contarini. E invece non è così, perché al centro del gonfalone abbiamo il leone alato, che rappresenta evidentemente San Marco, secondo una simbologia presente nel libro di Ezechiele, poi assorbita dall'Apocalisse e poi giunta fino a noi. Leone, come è a tutti noto, rappresenta San Marco, quindi la dimensione regale rappresenta la dimensione, la personalità di San Marco, non del doge. Doge che tra l'altro a Venezia non era nemmeno re, perché al massimo il doge poteva fregiarsi del titolo di Serenissimo Principe, non di re, ed era comunque un principe del tutto sui generis. Fondamentalmente non era nemmeno un principe, perché aveva dei poteri molto più ridotti rispetto agli altri principi europei, a causa di questa promissione dogale, cioè di questo giuramento che doveva formulare in pubblico e che avrebbe limitato i poteri del suo futuro incarico dogale, incarico che durava a vita, ma che ciò nonostante non gli consentiva di assumere
pieni poteri. E infatti lo stemma di Domenico II Contarini, dove si trova? Deve pur trovarsi in questo gonfalone, era il suo simbolo personale, mai più il suo stemma araldico poteva essere l'unico assente. Lo stemma araldico c'è, ma si trova, vedete, qui sotto, piccolino, questo scudo che dopo vedremo meglio, è lo scudo araldico del Doge, molto più piccolo rispetto al leone e posto ai suoi piedi. Non è casuale, seguiva delle regole araldiche ormai definite e codificate da secoli a Venezia. Molto spesso a Venezia il Doge è raffigurato, quando viene raffigurato, perché a Venezia il Doge non poteva essere raffigurato, poteva essere raffigurato solo all'interno di Palazzo Ducale. Ma ad ogni modo, quando veniva raffigurato, il Doge veniva raffigurato ai piedi di Venezia. Facciamo due esempi emblematici. Qui siamo a Palazzo Ducale, presso la Basilica di San Marco, Porta della Carta. E abbiamo il Doge Francesco Foscari, uno dei Dogi più importanti del XV secolo, che si inginocchia di fronte al leone di San Marco. E qui i rapporti di valore sono chiarissimi. Chi si inchina a chi? Chi deve servire chi? Non è lo Stato di San Marco a dover servire l'interesse privato del Doge, ma è esattamente il contrario. La figura privata del Doge che diventa figura pubblica e che deve servire San Marco e la comunità veneto-veneziana. La stessa cosa appare nello zecchino veneziano. Questo che vedete rappresentato è il primo zecchino coniato da Venezia. Siamo nel XIII secolo, sotto il dogado di Giovanni Dandolo. Zecchino, tra l'altro, moneta importantissima, pesava 3 grammi e mezzo, 24 carati d'oro, moneta straordinaria, diffusissima in tutto il Mediterraneo. Era la moneta più diffusa per tutti gli scambi commerciali del tempo e rimase la più diffusa per secoli in tutta la compagine mediterranea. A dimostrare ancora una volta la straordinaria solidità politica di Venezia. Ecco, sullo zecchino veneziano cosa venne impresso, effigiato? È ancora una volta la stessa immagine. Abbiamo un San Marco con l'aureola sulla sinistra e inginocchiato ai suoi piedi il Doge. È il Doge che si pone a servizio della Repubblica, ripeto, e non la Repubblica utilizzata come cosa privata dei dogi. Lo stesso Domenico II Contarini, nelle sue ultime volontà prima di morire, chiese che il proprio stemma venisse effigiato nella Basilica di San Marco, vicino al leone, simbolo marciano, ma mantenendo, lo esplicitò lui, mantenendo le debite proporzioni. Più grande, più maestoso ed impatto il leone, più minuto e secondario il suo stemma personale. Perché, cito, in questo modo voleva dimostrare che, dice lui, ho avuto sempre in cuore le cose pubbliche et eternamente San Marco nel petto. Tra il Doge e San Marco il rapporto non è paritetico e tutta l'iconografia veneziana lo mostra molto bene. Ancora, andiamo avanti. Zoomiamo sulla parte centrale. Vedete il leone, no? Il leone è evidentemente il protagonista. Questo è un leone dai tratti sereni e pacifici. Tutti quegli attributi che si possono trovare sui vessilli marciani che rimandano ad una dimensione bellica o guerresca della vita, in questo caso non ci sono. Le fauci non si vedono, la bocca è semiaperta. Abbiamo altri esempi in cui invece il leone mostra molto bene le fauci ed incute una certa soggezione nell'osservatore. Ma poi mancano in questo leone della Contarina tutta una serie di simboli che altrove invece compaiono a dimostrare proprio questa dimensione bellica di cui vi dicevo. Per esempio, un leone famosissimo, Piazza San Marco a Valstagna, in provincia di Vicenza. Vedete che è un leone un po' diverso rispetto a quello della Contarina. È sempre un leone andante, cioè visto di profilo.
questo caso è sinistro giro, perché vedete va verso la nostra sinistra, mentre nella contarina era destro giro, ma dopo è un leone che con una zampa impugna una spada, simbolo guerresco per eccellenza. Con l'altra zampa invece, vedete, impugna un libro che in questo caso però è chiuso. Nella contarina il libro era aperto. Ecco, questo è un leone più aggressivo rispetto a quello della contarina. Quello della contarina invece tutto sommato è pacifico. A riflettere il periodo storico o una parte del periodo storico in cui visse Domenico II Contarini. Nei primi 10 anni del suo dogado se la vide veramente brutta, perché era in atto la cosiddetta guerra di Candia, la guerra di Creta. Per molti secoli l'isola di Creta fu veneziana, poi le venne strappata violentemente dai turchi in una guerra tremenda che durò più di 20 anni, dal 1645 al 1669. Ecco, gli ultimi 10 anni di questa guerra tremenda coincisero con i primi 10 anni di dogado del Contarini, e quelli furono periodi di guerra molto aspra. Poi Venezia perse con l'onore delle armi, senza ombra di dubbio, però Candia dovette essere ceduta all'impero ottomano, e d'altronde le forze in gioco erano impari, era estremamente più potente l'impero ottomano. E dal 1669 in poi, quindi caduta Creta, da quel momento in poi, finalmente Domenico II riuscì ad instaurare e a gestire nel modo migliore un periodo di pace e di discreta prosperità economica e politica. Prosperità che ci viene restituita in questo leone marciano, che, ripeto, non mostra nessun segno tipicamente bellico caro alla tradizione precedente. Notiamo poi un altro particolare. La coda del leone. Vedete che la coda è una sorta di S rovesciata. Ci sono diverse interpretazioni. C'è chi dice una S che richiama San Marco, la santità di San Marco. C'è chi dice no, è una S che richiama la Serenissima Repubblica di Venezia. Ecco, l'interpretazione più bella, forse più, non so, più significativa, è che questa S, che compare molto spesso nei leoni, per cui non è casuale in questa bandiera contarina, richiami la forma del Canal Grande di Venezia, che è l'arteria della città, che divide la città in due grandi blocchi, De Ultra, cosiddetti, e De Citra. Ma ancora, guardiamo le zampe del leone. Le zampe del leone poggiano due sull'acqua e due sulla terra. È una caratteristica tipica dei leoni andanti, cioè dei leoni visti di profilo, a testimoniare che cosa? Il duplice dominio di Venezia, per terra e per mare, il cosiddetto stato da mar e il cosiddetto stato da terra. È un'iconografia molto diffusa, si vede per esempio, cito un esempio più famoso di altri, in questo dipinto di Vittore Carpaccio. Vedete, abbiamo un leone alato, San Marco, che sta proprio uscendo dall'acqua. Vedete che ci sono i simboli tipici del dominio marittimo di Venezia. Abbiamo la flotta qui sullo sfondo, abbiamo Venezia, naturalmente, Palazzo Ducale, il campanile di San Marco, ma è il leone che finalmente approda anche sulla terra. E con tutta, vedete, la flora e la fauna tipiche della terra. A indicare, ripeto, questa duplice anima. Venezia nasce come città marittima e poi come repubblica marinara, ma ad un certo punto diventa anche una potenza terrestre. E quando comincia a unificare politicamente il Veneto. Il Veneto è stato unificato politicamente da Venezia. Ci riescono inizialmente gli Scaligeri con Cangrande, ma Cangrande muore poco dopo aver unito il Veneto sotto le insegne scaligere, per cui tutto quel dominio di Cangrande si frammenta subito e il Veneto torna a dividersi in una serie di città contrapposte.
Ad unificare politicamente il Veneto ci riuscirà invece Venezia 80 anni più tardi, tra il 1404 e il 1405. E Leone di San Marco, con le sue zampe che in parte poggiano sull'acqua, in parte poggiano sulla terra, rappresenta esattamente questo. Lo stato da mar e lo stato da terra, cosiddetto. Ma ancora. Guardiamo cosa tiene il leone sotto la zampa sinistra. È un libro, il famoso libro di San Marco. Allora, quel libro, quando è aperto, riporta sempre una stessa dicitura, e cioè Pax tibi Marce evangelista meus. Pace a te, Marco, evangelista mio. Ecco, quella dicitura fa riferimento a un episodio fondamentale della vita di San Marco e di conseguenza di Venezia e del Veneto. San Marco era un evangelista, era molto vicino alla figura di Pietro, il primo degli apostoli, seguì Pietro a Roma e probabilmente Pietro lo mandò ad evangelizzare le terre venete e le terre friulane. San Marco si spinse fino ad Aquileia, ad un certo punto, e ad Aquileia riuscì a convertire un pagano di nome Ermagora. Ecco, convinse Ermagora ad imbarcarsi con lui per andare fino a Roma affinché Ermagora venisse consacrato vescovo da Pietro. D'altronde solo un vescovo poteva consacrare un altro vescovo. E ad un certo punto nel tragitto, però, San Marco ed Ermagora subiscono un naufragio e finiscono sulle isole Realtine, cioè sulle isole che poi diventeranno le isole che compongono la città di Venezia. Qui San Marco, durante la notte, fa un sogno, gli appare un angelo sotto forma di leone che gli disse proprio che esordì dicendo queste parole: Pax tibi Marce, evangelista meus, pace a te, o Marco, mio evangelista. E poi proseguì dicendo all'evangelista che su quelle terre in cui apparentemente in modo casuale stava trascorrendo la notte a causa del naufragio, di quelle terre egli sarebbe diventato il patrono e quelle terre avrebbero conservato le sue spoglie. Qui vedete in un dipinto del Tintoretto l'immagine dell'angelo che fabbriccia nell'oscurità della notte. Appare in sogno a San Marco, che vedete ha gli occhi chiusi, e del quale nessuno si accorge se non, eccolo qua, il leone simbolico che appare vicino a San Marco, che invece fissa l'angelo e ne assorbe il messaggio. Questo episodio, ripeto, fondamentale nella vita di San Marco, viene poi ricordato in tutti i libri aperti impugnati dal leone, Pax tibi Marce, evangelista meus. E infatti poi come andrà a finire la storia? San Marco ed Ermagora giungono a Roma, San Pietro consacra vescovo Ermagora che diventerà il primo vescovo d'Aquileia, San Marco finirà ad Alessandria d'Egitto, lì subirà il martirio, per diversi secoli lì verranno conservate le sue spoglie, fino a quando nell'828 alcuni mercanti veneziani trafugheranno le reliquie di San Marco, le porteranno a Venezia e là verranno conservate fino al giorno d'oggi. Oggigiorno le reliquie di San Marco si trovano sotto l'altare maggiore della basilica omonima, appunto la basilica di San Marco. Ma ancora notiamo un altro particolare della contarina, e cioè il paesaggio retrostante. Vedete, abbiamo detto c'è sia la dimensione marittima che la dimensione terrestre. Ecco, qui sopra questa montagna si ergono delle fortezze che richiamano le fortificazioni veneziane in Dalmazia, perché Venezia si espande lungo tutto l'Adriatico, in Istria, in Dalmazia e poi nelle restanti isole greche, esportando dei modelli architettonici ben precisi. Questa torre centrale ricorda, è molto simile, il campanile della cattedrale latina di Candia, appunto la città capitale di Creta che per secoli rimase veneziana fino alla caduta 1669 con l'arrivo dei turchi.
mentre questi isolotti che vedete alle spalle sembrano non rappresentare nulla di concreto, ma rimandano idealmente al dominio di Venezia sulle isole e sulle coste dell'Adriatico e anche di alcune zone del Mediterraneo. Poi il dominio di Venezia arriverà fino ad alcune zone del Mar Nero, addirittura, per esempio l'emporio di Tana. Ma ancora, proviamo a osservare le acque. Vedete, le acque sono limpide, sono serene, sono tranquille, placide, ad indicare che cosa? L'armonico e il sereno dominio di Venezia sulle terre da essa controllate. E d'altronde non è un caso se in 1100 anni di storia non ci sarà mai a Venezia una rivoluzione popolare volta a rovesciare l'ordine costituito. Il governo, ci furono certamente delle tensioni, dei momenti di crisi, ma non ci fu mai un impeto rivoluzionario vero e proprio. Nel senso che il governo di Venezia fu famoso, soprattutto nel 1500, ma non solo, per la straordinaria saggezza e acume politico con cui riusciva a gestire la cosa pubblica. La giustizia veneziana, in senso tecnico, i tribunali veneziani erano spesso additati come esempio di buon governo in tutta Europa. Ecco, le acque calme, placide, per nulla tempestose, rimandano alla quiete e al buon governo tipico delle istituzioni veneziane. Volendo trovare, forse in maniera un po' artificiosa, un collegamento, potremmo, vedete, fare un confronto tra questo mare presente nella bandiera contarina e il mare della Venere del Botticelli. Vedete che sono entrambi mari molto quieti, sereni, infondono un senso di pace e di armonia nell'osservatore. Ecco, da notare che secondo la mitologia Venere nasce a Cipro e quando Botticelli realizzò quest'opera, l'isola di Cipro era un'isola veneziana. E qui forse fino all'arrivo anche qui dei turchi con il famoso e truce martirio di Marcantonio Bragadino. Ecco, forse nella bandiera Contarini c'è una citazione di questo tipo, un rimando politico al buon governo veneziano e anche alla tradizione veneziana dell'isola di Cipro, poi anche questa, ripeto, strappata dagli ottomani. Concentriamoci ora sulla cornice interna. Cornice interna che sarebbe questa qui. Eccola. Allora, vedete che questa cornice rappresenta un grande e articolato fregio barocco. Siamo nel 1600, d'altronde. L'elemento ricorrente principale è il giglio. Possiamo anche zoomare così. È il giglio. Il giglio che rimanda da un lato al giglio di Francia e al giglio presente nello stemma del Contarini, quindi ha un significato politico, ma dall'altro lato rimanda, come capiterà molto spesso nella Contarina, a un significato religioso, e cioè il giglio simbolo di fede, simbolo di castità. E la dimensione religiosa e la dimensione politica sono strettamente legate insieme, sono intrecciate nella contarina, a indicare questa grande armonia tra la visione orizzontale e la dimensione verticale della vita. Ma ancora, vedete nell'angolo, in tutti e quattro gli angoli, vedete non solo dei gigli, ma vedete anche, eccolo qua, un giglio gemmato, cioè un giglio che è sul punto di sbocciare. Lo si trova per quattro volte in tutti e quattro gli angoli, qui zoomato, ma poi anche altrove. Ecco, questo giglio gemmato rimanda ad un episodio biblico. Siamo nel libro dei Numeri, nell'Antico Testamento, capitolo 17. Gli ebrei stanno fuggendo dall'Egitto, qualcuno si lamenta, Mosè si stava meglio quando si stava peggio, in Egitto eravamo schiavi, ma almeno non morivamo di fame. Viene contestata l'autorità di Mosè, punto di vista per così dire politico, e l'autorità sacerdotale di suo fratello Aronne. E c'è questo core che organizza, un personaggio che organizza una sorta di ribellione nei confronti di Mosè e di Aronne.
L'episodio si conclude, la faccio breve, con la famosa verga di Aronne, e cioè il Signore che dice agli israeliti di portare 12 verghe, 12 bastoni vicino all'arca dell'alleanza, solo una sarebbe miracolosamente fiorita. Ecco, quella era proprio la verga di Aronne, che ottenendo questo segno del beneplacito divino, poté dimostrare a tutti che la propria autorità appunto godeva della grazia dell'Onnipotente, per cui venne accreditato di fronte agli israeliti. Per cui verga di Aronne, appunto giglio gemmato, che rimanda che cosa? Da un lato al beneplacito divino, da un altro lato all'autorità. D'accordo? Ecco. Ma ancora, vedete che possiamo, eccolo qui, possiamo andare a vedere la bordatura più esterna, questa qui. Anche qui troviamo dei fregi e troviamo una serie di cammei, cioè di rappresentazioni incastonate a mo' di gioielli, di gemme in questo fregio. Ecco, anche qui, vedete, se andiamo a zoomare, cosa vediamo? Ma vediamo dei putti alati che sostengono dei vessilli, degli oriframma cosiddetti, cioè dei vessilli navali inalberati su aste. I putti alati erano un simbolo molto gettonato nell'iconografia pagana, considerati emissari degli dei. Poi nella iconografia successiva diventano fondamentalmente semplici presenze ornamentali, che reggono però dei vessilli, quindi dei simboli di carattere politico. Abbiamo poi dei tralci di vite, è inutile sottolineare quanto la vite e il vino siano segni di fondamentale importanza per tutta la tradizione biblica. Nell'ultima cena, la transustanziazione in cosa consistette? Nella trasformazione del pane e del vino, appunto, nel corpo, nel sangue di Cristo. E poi vediamo al centro, ancora una volta, vedete come si alternano simboli religiosi e simboli politici. Al centro vediamo lo stemma di Domenico II Contarini, il suo simbolo araldico. Vedete uno scudo diviso in quattro parti. Su due di queste parti abbiamo lo stemma araldico vero e proprio della famiglia Contarini, ripeto, una delle famiglie più prestigiose di Venezia, sfondo dorato e tre righe blu. Ma inquartato su questo scudo ci sono anche i tre gigli di Francia. E i Contarini erano ben orgogliosi di poter sfoggiare i gigli di Francia perché avevano il diritto di farlo. Nel secolo precedente il re francese Francesco I conferì il privilegio e il diritto di inquartare i gigli di Francia sul proprio simbolo ad un contarini generale valoroso sul campo, che fatalità si chiamava anche lui Domenico Contarini, per fare un po' di confusione, il quale combatté a Marignano, aiutò Francesco I a vincere la battaglia contro gli svizzeri, si guadagnò la stima del sovrano francese e per prestigio personale poté appunto presentare i gigli di Francia sul proprio stemma. Da quel momento in poi, siamo all'inizio del 1500, la famiglia Contarini ottenne il diritto di poter appunto mostrare il simbolo francese sul proprio stemma. Sopra lo scudo vedete che c'è il copricapo tipico del Doge, eccolo qui, il cosiddetto corno ducale, mentre ai lati vedete due putti che calpestano due schiavi di guerra, forse turchi, visto che in quel momento, cioè nel momento in cui venne ideata la bandiera contarina, Venezia si trovava in guerra contro i turchi. E notate che qui abbiamo due immagini, questa sottostante stilizzata, questa qui invece è proprio l'immagine originale proveniente dalla bandiera contarina presente al Museo Correr di Venezia. Ecco, questo cliché per il quale alcuni putti sovrastano
lo schiavo di guerra o lo sconfitto, ripeto, probabilmente il turco, era un cliché abbastanza diffuso a Venezia e non solo. Faccio solo un esempio: il doge precedente, Domenico II Contarini, anche lui in guerra contro i turchi a Candia, era questo Bertuccio Valier. E vedete, si fa erigere un mausoleo nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. E ad un certo punto, in questo basso rilievo nel suo mausoleo, viene raffigurata un'importante vittoria contro i turchi, battaglia dei Dardanelli. E qui vedete proprio il leone, vedete che sovrasta il drago, drago che in questo caso rappresenta l'impero ottomano. C'è da dire poi, purtroppo, per Bertuccio Valier, che quella fu una grande vittoria, ma rappresentò solo una battaglia, perché poi l'intera guerra, la guerra di Candia, da Venezia venne persa, con grande onore, sicuramente con l'onore delle armi, però nel 1669 i veneziani dovettero abbandonare l'isola. Ma ancora, sulla parte verticale del fregio esterno, che cosa vediamo? Troviamo tantissimi simboli legati alla gloria militare di Venezia. E quindi vedete, abbiamo delle azze, abbiamo delle panoplie, delle asce, dei vessilli di guerra, forse dei trofei. Abbiamo ancora il giglio di Francia, abbiamo il bastone da passeggio per gli ufficiali, abbiamo una, questa qui è una lorica romana. Abbiamo un arco, abbiamo dei cannoni incrociati, abbiamo degli scovoli, e cioè degli grandi spazzoloni che servivano per pulire le canne dei cannoni, abbiamo degli accenditoi per accendere le micce dei cannoni, abbiamo anche dei cavastracci che servivano per rimuovere i detriti dai cannoni, insomma abbiamo tutto l'armamentario simbolico tipico di quegli anni che raffiguravano la forza, l'onore e la gloria militare. Ancora una volta vedete come simboli tradizionali, simboli bellici, simboli di pace come era il leone e simboli religiosi sono armonicamente fusi insieme. Diamo ora un'occhiata ai cosiddetti cammei che si trovano nella bordatura esterna. Okay, i cammei sono queste rappresentazioni incastonati a mo' di gemme nel fregio esterno della contarina. Notate che questi cammei rimandano tutti a delle forme di devozione popolare molto sentite e care anche a Domenico II Contarini. Partiamo dalla colomba posta in alto, eccola lì. Notate innanzitutto che nella contarina originale, quella che si trova al Correr, la colomba è nera. È nera semplicemente perché con il tempo si è annerita. Originariamente era bianca, come vedete nella ricostruzione grafica qui sotto. Ecco, allora, la colomba, vedete innanzitutto che è attorniata da alcune fiammelle. La colomba rimanda allo Spirito Santo, evidentemente. Le fiammelle, se le contiamo, sono sette sotto e 7 sopra, 7 più 7 sono i 7 doni dello Spirito Santo, e cioè sapienza, scienza, intelletto, consiglio, fortezza, pietà e timor di Dio. Vedete che queste fiammelle si irradiano per così dire a 360 gradi attorno alla colomba, a indicare che cosa? A indicare che l'azione dello Spirito è universale. O se volete, come dicevano i latini, bonum diffusivum sui. Il buono, per definizione, per natura, tende ad espandersi e a manifestare se stesso. Anche il male, purtroppo, ma noi siamo ottimisti e vogliamo sottolineare l'azione del bene, e cioè che il bene, tende a moltiplicarsi, e ad essere contagioso. Quindi abbiamo la colomba che rappresenta lo Spirito Santo che irradia la propria grazia su ciò che lo circonda. E su cosa in particolare? Torniamo alla contarina. Vedete che sullo sfondo purpureo
abbiamo le stesse fiammelle. Le stesse fiammelle che in piccolo circondano la colomba sono riportate anche sullo sfondo della bandiera. E pertanto, cosa significa? È l'azione dello Spirito, la grazia, il beneplacito divino, che si irradia su chi? Sul leone e quindi su Venezia. Il beneplacito divino nei confronti di Venezia, delle sue autorità e del suo popolo. Vedete che lo stesso leone è, si dice, nimbato, o se volete con aureola, a indicare che cosa? Appunto, ancora una volta, la presenza dello spirito. La stessa criniera del leone, vedete che è una criniera molto particolare, è una criniera che riporta, vedete nelle singole parti, che riporta le fiamme, le stesse fiamme, che provengono dallo Spirito Santo, dalla colomba. È una cosiddetta criniera fiammifora, cioè fatta a forma di fiamma. Tutta questa rappresentazione della contarina non può non rimandarci, e per un veneziano questo è collegamento abbastanza evidente, alla famosissima cupola della Pentecoste, una delle cupole più belle che si trova nella Basilica di San Marco. Vedete che la raffigurazione è molto simile. Abbiamo un trono, un libro chiuso e una colomba che raffigura lo Spirito Santo. Spirito Santo che scende sotto forma di fiammelle di fuoco, vedete, su ciascuno dei 12 apostoli. Quel libro che era chiuso, quel verbo divino che era ancora incomprensibile o parzialmente incomprensibile, viene finalmente esplicato e reso appunto intellegibile in virtù dell'azione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la morte di Cristo. E infatti gli apostoli tengono in mano delle pergamene e dei libri con i quali conservano quel messaggio che ricevono attraverso lo Spirito, per tramandarlo a loro volta. Bonum diffusivum sui, il buono diffonde se stesso. E infatti ai piedi degli apostoli, vedete, abbiamo le 16 popolazioni che nel giorno di Pentecoste sono citate nel libro degli Atti degli Apostoli, in quanto ascoltatrici del messaggio evangelico. E ciascuna di quelle popolazioni, e i Romani, e gli Egizi, e gli Arabi, e i Parti, e così via, sentiva la buona novella nella propria lingua, dono soprannaturale dello Spirito Santo, la cosiddetta glossolalia. Ecco, vedete che lo standard è quello. Ma ancora, torniamo alla contarina. Vedete che abbiamo la nostra colomba, l'azione dello Spirito che si irradia su Venezia e sul leone, ma la stessa colomba che si trova esattamente a metà strada tra l'arcangelo Gabriele annunciante e la Vergine Maria annunciata. Eccoli qui, a destra e a sinistra, no? Questa è un'iconografia tradizionale classica. Arcangelo Gabriele con in mano un giglio, simbolo, dicevamo, di fede, di castità, di purezza, che indica con l'indice il cielo, e cioè l'onnipotenza divina, che avrebbe dispiegato il proprio braccio incarnando la seconda persona della Trinità nel grembo di Maria. E dall'altra parte invece abbiamo Maria, vedete, in un atteggiamento ossequioso, con una mano sul petto, un libro in mano, forse il Salterio, chi lo sa, e sullo sfondo, notate questi particolari straordinari, abbiamo una scia luminosa nel cielo. Vedete che dall'alto si dirige verso il basso, proprio verso Maria, vedete, a indicare l'azione dello Spirito che appunto avrebbe incarnato la seconda persona della Trinità in Maria, poi Gesù Cristo. Abbiamo un albero, l'albero della vita, di cui parla il libro della Genesi, e poi abbiamo una montagna con una casa, la famosa casa costruita sulla roccia, di cui parla una parabola del Vangelo, no? La casa costruita sulla roccia resiste ad ogni avversità atmosferica, mentre la casa costruita sulla sabbia alla prima brezzolina crolla, simbolo della solidità della fede della Chiesa e di ciascun singolo credente. E
Questo riferimento a Maria non è casuale perché la figura di Maria è legata a doppio filo con la città di Venezia. È una delle figure più importanti in assoluto. Tanto è vero che Venezia nacque il 25 marzo del 421, festa della Annunciazione, appunto, 9 mesi prima del Natale, 25 marzo del 421. In quell'occasione venne eretta la chiesa di San Giacomo di Rialto. Qui sullo sfondo vedete il ponte di Rialto e questa è la chiesa di San Giacomo. Questa che vedete è successiva, è di origine medievale, però sembra che sorga sul luogo in cui anticamente nasceva la primissima chiesa veneziana, eretta o consacrata appunto il 25 marzo del 421. Quello sarebbe stato l'evento, no, secondo la tradizione, che diede la nascita ufficiale alla città di Venezia. Ma attenzione che qui c'è un collegamento bellissimo, sempre sotto come dire, sotto la signoria mariana. E cioè un'altra chiesa famosissima di Venezia, che è la chiesa, eccola qua, c'è cioè la Basilica di Santa Maria della Salute, in genere ricordata come Madonna della Salute. È una chiesa che venne eretta come ex voto. Scoppia la peste, una delle tante pestilenze che afflisse Venezia, fra il 1630 e il 1631, la famosa peste di cui parla il Manzoni, che colpì Milano, ma colpì anche Venezia, evidentemente. E i veneziani fecero un voto. Se Maria avesse allontanato la peste dalla città, il popolo veneziano avrebbe eretto in suo onore una chiesa, una basilica di straordinaria bellezza. Come fu, come non fu, che fatto questo voto, la peste poco dopo sparì, si dileguò e i veneziani tennero fede al proprio voto erigendo questa straordinaria basilica, Madonna della Salute, famosa per avere una pianta ottagonale. Benissimo, al se entrate in quella chiesa, quando andrete a Venezia fatelo, entrate in chiesa e proprio al centro, vedete, c'è questo grande medaglione, un intarsio di più marmi, al cui centro, qui non si vede, ma vi assicuro che c'è scritto, al cui centro si trovano quelle parole lì, unde origo inde salus, che significa dov'è l'origine? Lì sta anche la salvezza. La salvezza è un tornare ad attingere alla ricchezza delle origini. Come nacque Venezia? Nacque sotto gli auspici della Vergine Maria, 25 marzo 421, festa mariana dell'Annunciazione. E chi è che salvò Venezia dalla peste? Sempre Maria, attraverso questo ex voto. Per cui Maria sta all'origine e Maria sta anche alla fine nel senso nell'atto in cui Venezia doveva essere salvato, cioè la redentrice è anche la salvatrice, d'accordo? Così come Cristo lo è per l'universo, redentore e salvatore al tempo stesso. Ma torniamo alla nostra contarina. Andiamo a vedere altri camei. Vedete, per esempio, questo qui è San Domenico. San Domenico che rimanda ovviamente al fondatore dell'ordine dei Domenicani. E San Domenico non è un patrono di Venezia, ma era un patrono personale, per così dire, di Domenico II Contarini. Ricordo che questa bandiera, oltre ad avere valore pubblico, aveva anche un valore personale per il doge. E Domenico II fu un grande estimatore dei Domenicani. E cercò di avvantaggiarli e di favorirli in diverso modo, li sostenne più volte durante la propria vita. A Venezia ci sono molte chiese del resto dei Domenicani, una anche molto bella a Torcello, dedicata a San Pietro, martire da Verona. La chiesa domenicana più famosa è la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, che vedete qui sulla destra. Sulla sinistra abbiamo la ex Scuola Grande di San Marco, attuale ospedale militare. Sulla destra la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. È una chiesa importantissima perché è la chiesa
e nella quale venivano celebrati i funerali dei Doji. Ed è anche la chiesa che costituisce un vero e proprio pantheon dei Doji, perché qui vengono conservate le spoglie di 20 Doji. È la chiesa che ne conserva il maggior numero. Poi le altre spoglie sono distribuite in altri luoghi, perché a Venezia non c'era un luogo preciso in cui conservare le spoglie di tutti i Doji, ma ciascun Doge fondamentalmente poteva più o meno decidere dove essere sepolto post mortem. Ma ancora, andiamo avanti. Sulla destra abbiamo San Francesco, lo riconosciamo per il tipico ossaio e anche per le stimmate. Ecco, San Francesco, invece, al contrario di San Domenico, era un patrono di Venezia. La cosa non è molto risaputa, ma Venezia ha ben 25 patroni, ben 25, tre principali, e cioè la Vergine Maria, vi dicevo prima i motivi, San Marco, da quando nell'828 le sue spoglie giungono a Venezia ad Alessandria, e poi San Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia, siamo nel XV secolo. Oltre a questi tre patroni principali ce ne sono un'altra serie, e quindi per esempio c'era, non lo so, a un certo punto San Rocco, patrono contro la peste. Ma poi abbiamo avuto San Pietro Orseolo, che era un doge. Di 120 dogi della storia veneziana, solo uno venne canonizzato. Pietro Orseolo divenne santo e ovviamente elevato a patrono dei dogi. E poi una serie di altri patroni, tra cui anche alcuni francescani, San Francesco e Sant'Antonio da Padova. E lo vediamo raffigurato qui nella contarina. Sullo sfondo, vedete, una delle chiese francescane più importanti di Venezia, la chiesa cosiddetta dei Frari, che contende alla chiesa precedente, quella dei Santi Giovanni e Paolo, il ruolo di pantheon dei Doji, perché anche qui ai Frari sono conservate le spoglie di moltissimi Doji. Ma ancora, eccolo là, vedete, qui abbiamo invece Sant'Antonio di Padova, patrono secondario di Venezia, rientra in quei famosi 25 patroni di cui vi parlavo, raffigurato con libro e ancora una volta il giglio in mano. E Domenico II Contarini era molto devoto a questa figura, probabilmente a causa della frequentazione della Basilica del Santo a Padova. D'altronde Domenico II frequentò l'università di Padova, come moltissimi altri patrizi veneziani. Forse proprio in quel periodo maturò questa particolare devozione nei confronti del santo. Sullo sfondo vedete un'altra chiesa famosissima di Venezia, francescana anche questa, la chiesa di San Francesco della Vigna, con la sua famosa facciata immancabilmente palladiana. Siamo nel XVI secolo. Ma ancora cosa abbiamo? Là sotto abbiamo, evidentemente, non poteva mancare il patrono dei patroni a Venezia, e cioè San Marco, nell'atto di scrivere il Vangelo e con l'immancabile leone sotto di sé. San Marco è raffigurato ovunque a Venezia, e una raffigurazione particolare, inter sui generis, unica, è quella che si trova nella chiesa di Santa Croce degli Armeni, perché a Venezia ci sono diversi luoghi legati alla memoria degli Armeni. C'è il collegio di Cazenobbio, c'è la chiesa vicino a San Marco, appunto di Santa Croce degli Armeni, e c'è quell'isola stupenda, un gioiello culturale unico al mondo, di San Lazzaro degli Armeni. Ecco, all'interno della chiesa Santa Croce degli Armeni vedete che la raffigurazione di San Marco è molto simile. San Marco nell'atto di trarre ispirazione, vedete dalla luce divina, la solita dicitura Pax tibi marcem evangelista meus, il leone, ma soprattutto vedete qui negli angoli vedete le scritture in alfabeto armeno, simbolo di San Marco che si universalizza e per così dire si incultura nella chiesa degli armeni utilizzando il tipico alfabeto degli armeni. Ma ancora andiamo avanti. Sotto al centro abbiamo appunto ancora una volta Maria, e questa volta Maria legata al rosario. Vedete che c'è il bambino Gesù tenuto in braccio da Maria che
che con la sinistra tiene il rosario e con la destra indica il rosario. La stessa Maria, con la mano destra, tiene e osserva un rosario. Ecco, la devozione nei confronti del rosario fu molto importante a Venezia, specialmente dopo la battaglia di Lepanto, quella famosissima battaglia che si consumò il 7 ottobre del 1571, nella quale la Lega Santa, costituita da San Pio V, sconfisse la temutissima flotta ottomana. Ecco, prima della battaglia, dall'esito assolutamente incerto, gli equipaggi recitarono il rosario. E la battaglia poi venne vinta, onde per cui come dire, si conferì grande valore all'efficacia della preghiera del rosario. Il Papa Pio V, quando venne a sapere della vittoria di Lepanto, decise di istituire una nuova festività, e cioè di istituire il 7 ottobre di tutti gli anni la festa di Santa Maria del Rosario, che poi venne, no, scusate, Santa Maria della Vittoria, che poi venne ribattezzata dal Papa successivo, Gregorio XIII, Madonna del Rosario. Per cui quella festività che ancora oggi si ricorda, 7 ottobre, Madonna del Rosario, ricorda appunto la battaglia di Lepanto. Protagonista indiscusso, o uno tra i protagonisti indiscussi di questa battaglia, fu il comandante veneziano Sebastiano Venier. Qui vedete la statua che si trova nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, di cui abbiamo parlato prima. Fu un personaggio incredibile, combatté a Lepanto, che ormai era piuttosto anziano, aveva 75 anni, aveva una gamba acciaccata, era anche mezzo sordo, piuttosto debole nel fisico, però estremamente coraggioso, combatté in prima fila. Lui era un grande balestriere, cioè scoccava colpi estremamente precisi, però appunto a 75 anni ormai la forza nelle braccia cominciava a venire meno, aveva un paggio che gli ricaricava la balestra. Poi però a scoccare i dardi ci pensava lui e sembra che scoccasse dardi con grande precisione, abbattendo molti nemici. Ecco, in seguito a quella battaglia, qualche anno dopo poi diventerà anche doge di Venezia. Lo vediamo qui rappresentato in questa statua. Sebastiano Venier, ripeto, senza compricapo, con il bastone del comando in mano, spada militare e con l'armatura del caso e con le pianelle ai piedi, e non con gli stivali. Qui c'è un aneddoto curioso: sembra che nella battaglia di Lepanto, che fu una battaglia navale, e Sebastiano Venier combattesse con delle pantofole perché garantivano rispetto agli stivali maggior presa sul ponte della nave. Ponte della nave che era reso estremamente scivoloso dall'acqua, ma anche purtroppo dal sangue che scorse veramente a fiumi nella battaglia di Lepanto. Si calcolano circa 40.000 morti a fine della giornata. Le cronache del tempo ricordano un'acqua che si tinse di rosso. Ecco, ad ogni modo, i veneziani e in generale la Lega Santa ottennero una grandissima vittoria, tanto che per diversi decenni il turco non muoverà più guerra a Venezia. Pensate che tra Venezia e turchi ci furono 7 guerre. Facendo i calcoli, un anno ogni 5 scoppiava una guerra tra Venezia e turchi. Dopo la battaglia di Lepanto, tale fu l'entità della vittoria, dopo la battaglia di Lepanto, per molti decenni i turchi si guardarono bene dal muovere guerra a Venezia. Rimasero una grandissima potenza politica e economica, ma si fecero molto più prudenti. La guerra successiva sarà proprio la guerra di Candia, quella di Creta, appunto, di cui vi parlavo, in cui i veneziani dopo 20, più di 20 anni furono sconfitti, e che obbligarono Domenico II Contarini a cedere l'isola all'impero ottomano. Andiamo verso la fine. Vedete che la bandiera Contarini è composta anche da delle frange. Qui si vedono bene, vedete la bandiera che sventola, frange che si possono chiamare code o anche barbe. Ecco, le frange hanno un loro significato ben particolare. Innanzitutto devono essere
6 e devono essere autonome, cioè slegate le une dalle altre. Perché devono essere proprio 6 le frange della contarina? Il numero 6 è un numero che torna spesso a Venezia perché richiama i 6 sestieri. Non a caso i sestieri di Venezia si chiamano sestieri 6 e non quartieri, appunto perché sono 6. Sono quelle unità abitative che nacquero originariamente nella prima Venezia come entità fondamentalmente indipendenti e che poi piano piano espandendosi per osmosi si fusero in un unico tutto a formare Venezia. Però ciascuno di quei sestieri ancora oggi mantiene alcune caratteristiche proprie. E quindi abbiamo Torsoduro, San Polo e Santa Croce, sono i tre sestieri considerati de ultra, cioè al di là del Canal Grande, e abbiamo gli altri tre sestieri chiamati de citra, cioè al di qua di Canal Grande, che sono Canareggio, San Marco e Castello. Notate che il criterio per decidere cosa stia di là e cosa stia di qua è San Marco. Ciò che sta dalla parte di San Marco è De Citra, ciò che sta dall'altra parte del Canal Grande è De Ultra. Piccola curiosità, questo è il ferro da prua delle gondole veneziane. Ha tutta una sua simbologia particolare. Faccio notare solo una cosa: qui ci sono sempre, notate, se andate a Venezia è sempre così, qui ci sono sempre sei, diciamo, protuberanze metalliche. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Ancora una volta non è casuale, richiamano i sei sestieri di Venezia. Mentre questi tre fregi interni, vedete, uno, due, tre, richiamano le tre isole più importanti, Burano, Murano e Torcello. Quest'altra protuberanza che sta alle spalle richiama l'isola della Giudecca, mentre la sinuosità, eccola qui, la sinuosità del ferro da prua, non so se riuscite a seguirla, richiama in qualche modo sempre la sinuosità di Canal Grande. Ma ancora, andiamo a vedere meglio nel dettaglio cosa è raffigurato sulle code della contarina. Ce ne sono 6, ok? Sono molto simili per non dire uguali, cioè i fregi sulle code sono uguali su tutte e sei le code. Ciò che cambia è il simbolo che sta al centro, ok? I simboli sono alternati, una volta c'è lo stemma del contarini, la volta successiva, vedete ogni altra volta, c'è il simbolo del leone. Allora, su queste frange cosa vediamo? Beh, innanzitutto notate la straordinaria raffinatezza della bandiera, no? Qui in alto a sinistra, sopra e sotto, troviamo dei mascheroni, vedete 1 e 2. Sono mascheroni che, non hanno, che hanno un significato prettamente estetico, tipico del barocco, se volete. E notate ancora una volta le finezze, un mascherone con gli occhi chiusi da una parte e con gli occhi aperti dall'altra. Non sembra esserci nessun significato particolare, sono quelle piccole minuzie estetiche che poi contribuiscono a rendere straordinaria e immortale una bandiera o un simbolo. Ancora una volta vedete i gigli, vedete sia qui che qui, che richiamano, come abbiamo già detto, la Francia, lo stemma del Contarini, la purezza, la castità e quant'altro. E abbiamo i tralci di vite, vino che ancora una volta rimanda soprattutto alle spezie eucaristiche, no? Il vino che diventa sangue di Cristo. E poi vedete al centro, come vi dicevo prima, possiamo zoomare, eccolo qui, vedete al centro lo stemma del Contarini e il leone marciano. Allora, nello stemma del Contarini vedete lo stemma di cui abbiamo parlato prima, in alto abbiamo dei flabelli che sarebbero dei grandi ventagli, per così dire, adattati su lunghe aste, spesso utilizzati in ambienti regali. Abbiamo il corno ducale e poi abbiamo i tridenti, anche se qui di, come dire, sono quadridenti, però concettualmente sono i tridenti di Nettuno, re del mare. Da un punto di vista simbolico, Nettuno come dio del mare e Marte come dio della guerra o dio della terra sono spesso presenti nell'iconografia veneziana a indicare ancora una volta il dominio sullo stato da terra, Marte, e sullo stato da mar, Nettuno.
mentre l'altro simbolo è il simbolo di San Marco. Vedete che in questo caso il leone è ancora diverso rispetto al leone che abbiamo visto prima, perché questo è il cosiddetto leone in Moleca o in Moeca, come dicono i veneziani. È un leone caratteristico per essere accovacciato e posizionato frontalmente. E vedete che ha le ali spiegate, quasi ad assumere un grande ventaglio, la forma di un grande ventaglio retrostante. È un leone che assomiglia, da un punto di vista estetico, ad un granchio con le chele aperte. Ecco perché è chiamato leone in Moleca, perché Moleca è il termine veneziano per indicare quel tipo di granchio lì. Questo leone in Moleca è un leone che appare spesso nei timbri o nei sigilli o negli stemmi, perché da un punto di vista estetico è particolarmente funzionale a questo scopo. Notate poi che questo leone Moleca particolare sulla contarina è anche un leone nimbato, e cioè con aureola, e quindi un leone particolarmente maestoso. Quando il leone in Moleca si presenta nimbato e particolarmente maestoso, come è questo il caso, il leone viene chiamato anche leone in maestà, un'altra tipologia leonina tra le 30 di cui vi parlavo prima. Ecco, un'ultima cosa, notate che ancora una volta compaiono dei putti. E vedete cosa sta facendo il putto? I putti sono uguali in tutte le barbe della contarina. Con estrema semplicità, con estrema leggerezza, sta imbrigliando un cavallo e lo sta conducendo verso che cosa? Da un lato verso lo stemma del contarini, autorità politica, dall'altro lato verso il simbolo di San Marco, fede cattolica. Cioè a dire che cosa? Vedete che le forze più ferine, le forze più disordinate dell'essere umano o di un popolo possono essere frenate, imbrigliate e fatte convergere, innalzate, sublimate verso dei valori superiori, il valore dello Stato e il valore della fede, ancora una volta intrecciati insieme. Ecco. E questa è in sintesi l'estrema ricchezza di cui è portatrice la bandiera contarina. Ripeto, una bandiera straordinaria che è un peccato non saper leggere quando abbiamo l'occasione di incrociarla. Ecco, è una bandiera che veicola moltissimi valori, abbiamo cercato di esplicarli in qualche modo, i quali, perché no, declinati nel nostro contesto, potrebbero essere ancora forieri di un futuro importante e potrebbero ancora ispirare l'azione del presente e del futuro delle genti venete e non solo. Grazie per l'attenzione, alla prossima.